Ritorno a passato per la pallavolo piacentina con la Gasses Blue Energy Volley che domani sera affronterà in trasferta a Trento di coach Angelo Lorenzetti, l'uomo che portò lo scudetto a Piacenza nel 2009. Partita che ha avuto un gustoso antipasto ieri sera a Volley Piacenza, programma andato in onda su Telelibertà. Lo studio di Marcello Tassi ha avuto come ospiti tre giocatori biancorossi, Toncek Stern, Adis Lagungia e Alessandro Tondo, mentre nel finale è intervenuto in collegamento video proprio coach Lorenzetti. La scena in questo momento se la prende tutta Stern in casa biancorossa, uno degli elementi più in forma e vantatore nell'ultima gara contro Cisterna. Un giorno meraviglioso, era il mio compleanno e alla fine anche abbiamo riuscito a portare a casa tre punti importantissimi. Poi ho preso un premio di MVP, ma alla fine più importanti ci sono quelli tre punti che abbiamo vinto. È una vittoria della squadra. Ci vorrà anche il miglior Lagunzia contro Trento. L'opposto bosniaco si sta comunque confermando in biancorosso. Con loro c'è sempre Tondo, ormai biancorosso nel cuore. Piacenza mi ha adottato e questo è il mio quarto anno qui. Sì, ero venuto a giocare inizialmente da centrale ed è quello che ho fatto, a parte qualche scampolo di partita quando Fei ha avuto qualche problemino. Piacenza si conferma, è una squadra ambiziosa, cerca di crescere sotto ogni punto di vista, sotto ogni profilo, e anche il gruppo che ho visto io cambiare, anche quello mi sembra in crescita. E siamo partiti dal primo anno in cui il volto noto che ha tenuto un po' su la baracca, diciamo, è stato Fei all'inizio, poi l'arrivo mio di Sabbi, insomma, ha già cominciato ad incrementare, ogni anno si è aggiunto del valore. Infine la bella sorpresa con coach Lorenzetti. La mente non può che tornare a quegli splendidi anni a Piacenza, culminati con il trionfo in Superlega. Piacenza sta rispettando le aspettative dell'estate, con l'obiettivo di entrare dentro le prime squadre, quattro, bravi giocatori, un bravo allenatore con un suo stile molto deciso sulla fase break, molto aggressivo e in più per quel che riguarda il cambio palla, al di là del schiacciatore che ha, hanno preso un giocatore che quest'anno ci sta deliziando con delle belle partite, soprattutto con una tecnica, in modo di vedere sopraffine, una delle migliori.